Benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video. Siamo tornati di nuovo a trollare o a prendere per il culo un assistente, un bot. Stiamo parlando di Cleverbot, abbiamo trollato Cortana, abbiamo trollato Siri. Manca forse l'assistente vocale di Android, ma non so se esiste un assistente vocale di Android. Fatemi sapere se esiste un assistente vocale di Android qua sotto, che lo trollerò in futuro. Oggi siamo sul Cleverbot perché non ho mai provato questo bot, raga. Vi giuro che è la prima volta che lo sto utilizzando, proprio non l'ho mai usato, l'ho sempre visto fare agli altri. Iniziamo subito a parlare con questo bot, che non so nemmeno che cazzo gli devo dire. Proprio ho iniziato a registrare questo video così. Allora, facciamogli vedere di dove siamo, facciamogli capire di dove siamo. Quindi a posto di dirgli ciao, diciamo baciamo le mani. Baciamo le mani. Mi vuoi baciare? Non ti voglio baciare. No, virgola, tu mi devi baciare le mani. No, te devi baciare me. Vuole un bacio da me. Allora, forse non ha capito niente. Prima conoscerci. Che cavolo, vuole andare subito al netto. Ma la vuole subito impernare questa bo. E poi non ho capito se è maschio o femmina. Adesso dopo questa domanda glielo dico, perché voglio essere sicuro con chi sto parlando. What you say? Sì, vieni e staremo insieme. Mi sta sorgendo un dubbio esistenziale. Ma sei maschio o femmina? Ti ricordo che stiamo insieme. No, stiamo insieme, ma perché? Allora, andiamoci così, teniamo il gioco. Facciamo finta, lei è convinta o lui è convinto che noi stiamo insieme. Teniamogli il gioco, teniamogli corda. A che ora ci vediamo domani? Quando vuoi tu? Dove ci vediamo? A casa mia? Ti va? Mi ami? Oh mio Dio, ma già, ma cosa stai dicendo? Ok, dove abiti? Vediamoci a casa. Ma se prima hai detto vediamoci a casa mi prendi per il culo? Gli volevo scrivere brutta puttana. Mi ha sviato in questa maniera. Ora sono uomo. Io sono gay. Io sono vegeto e ti faccio nero. Io ho la minchia di un nero. Come la mettiamo? Sei una femmina? Così, inventiamogli cose a minchia. La dobbiamo mettere in difficoltà. O lo dobbiamo mettere in difficoltà. Allora come fai a chiamarti con un nome da maschio? Ma non sai come mi chiamo. Ma tu non sai come mi chiamo. Ti chiami Maria? Non mi chiamo Maria. Te l'ha detto che mi chiamo Maria. La Maria te la stai fumando tu. Mi chiamo Giampitec. Non ti chiami Giuseppe? Non mi chiamo Giuseppe. Ma sei cogliona. Ma no, perché mi offendi? Perché non capisci un cazzo. Che cosa non capisco? Che mi devi chiamare Giampitec. Porca troia. Non mi chiamo né Giuseppe né Maria. Manca che sono Gesù Cristo e mi metto nel mezzo e faccio l'asinello. E la mia migliore amica come si chiama? Si chiama Crocifissa. Porca troia. Ok, Crocifissa. Lo so, Alberto è il mio migliore amico, ma... Ma perché esiste sta cosa così demente? Ricominciamo. Io mi chiamo Giampitec. Non conosco né Maria e nemmeno Giuseppe. Come cazzo ti chiami? Vedi con un'amica che un attimo ti vuole parlare. Oh mio Dio, mi sta passando la sua amica. Vai che stasera si fa un trisom. Passamela. Sono solo in ca... Reiniziamo. Andiamoci con le domande basilari. A 16 anni. Perché mi domanda qual è la mia canzone preferita? La mia canzone preferita è Adele Ello. È solo una canzone. Senti, questo è il bot più inutile del mondo. Siri, ho trovato un bot che è più deficiente di te. Ok, ecco cosa ho trovato su internet su chi. No, è proprio cretina pure Siri, proprio non c'è limite. Allora, come non capisci nulla, sei inutile come la merda, ti mando a fanculo e ti dico ciao ciao. Io sono nato il 28/5/93 e posso affermare di non essere una macchina. Quando io l'offendo lei mi risponde: io sono nato il 6/6 del 66 e sono Gesù Cristo. Cazzo, io voglio conoscerla per una persona che è nata il 6/6 del 66. Cleverbot, addio. Perché mi ha rotto il cuore. Il cazzo, veramente non ti utilizzerò più. Sei un bot del cazzo. Oh, sorry, I didn't capitalize. Quindi ragazzi, per questo episodio su Cleverbot era tutto. Il bot più inutile del mondo. Non l'avevo mai provato, ma ho capito che è veramente una merda. Non serve un cazzo, è peggio di Siri e ce ne vuole. Consigliatemi qua sotto nei commenti alcuni bot da trollare, magari più intelligenti di questo schifo. Tutto questo, io vi saluto, arriviamo a 10.000 mi piace per questo episodio. E ciao ciao.
We'll be right back.